Una vittoria a testa per PD e Movimento 5 Stelle nei due comuni della Capitanata, Manfredonia e San Giovanni Rotondo, dove la formula del Campolargo non ha mai attecchito e i due partiti hanno corso separatamente. Nella cittadina di San Pio, con 7.200 voti e il 59,39% delle preferenze, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Filippo Barbano è il nuovo sindaco che ha battuto lo sfidante sindaco uscente Michele Crisetti, espressione del PD, fermatosi al 40,61% dei voti. Una vittoria, quella di Barbano e del Movimento 5 Stelle, che nel quadro politico nazionale rappresenta la rivincita di Giuseppe Conte nella sua terra natale. Sarà soddisfatto perché su San Giovanni lui ha investito tanto, soprattutto perché lui crede in San Giovanni, è di San Giovanni, è vissuto sempre a San Giovanni, è innamorato di San Giovanni. Quindi l'altra sera che è stato qui ha dato una prova di attaccamento, di amore per San Giovanni Rotondo, direi unica, insomma. A Manfredonia, Domenico Lamarca, appoggiato dal PD, conferma e rafforza il vantaggio già soddisfacente del primo turno, raggiungendo il 60% delle preferenze, con oltre 10.000 voti contro i quasi 7.000 del suo avversario, espressione del centrodestra, Ugo Galli. Bella e di buon auspicio per la costruzione di un nuovo futuro per la città, l'immagine dell'abbraccio tra i due. Facciamo futuro e lo possiamo fare insieme. Il primo obiettivo sarà quello di riconnettere la politica alla città e cercare di creare comunità e soprattutto Di Afumai, partendo di dalle prendere. fragilità della nostra città.